che si aggirava sulle 200 persone ed era il cosiddetto pubblico popolare, cioè formato un po' dalla varietà della cittadinanza, giovani, anziani, persone appassionate di musica, c'erano operai, c'erano insegnanti, c'erano suonatori di banda, giovani, molti giovani che erano abituati magari ad andare ai concerti rock e però non disdegnavano di venire alle serate di musica realtà. Fondava il suo rapporto con questo nuovo pubblico sullo strumento, sulla musica, sull'ascolto, sulla grande qualità delle sue esecuzioni. E sì, a partire da questo materiale, da questo dato strutturale, concreto, lui era aperto a domande, osservazioni. Lo stesso pubblico interveniva con valutazioni, con richieste. Si arrivava mediamente sulla mezzanotte e mezza, l'una. Richieste di replica o di chiarimenti. C'erano le domande, una lunga sfilza di domande. Era anche una specie di lezione nel corso della quale gli esecutori, in particolare Pollini, realizzavano l'opera e contemporaneamente, interrompendosi, davano indicazioni sul suo significato, aiutavano a capire il linguaggio musicale. Pollini, come del resto tutti, perché occorre dire, viveva questa esperienza come una controproposta di fare musica, di pensare di fare la musica, e quindi il proprio stesso mestiere di musicista e di pianista. Per esempio, io credo che sia rimasto dentro, io gli riconosco ancora oggi qualcosa che gli è rimasto dentro. Pollini, quando suona in una sala, suona sempre per un pubblico che va oltre quello della sala. Io devo dire, sono nato in una casa dove si ascoltava Gianni Morandi. La musica classica l'ho conosciuta grazie a questa scuola, nel fondo. Ho fatto qualche anno di pianoforte da privatista, ho cominciato a 12 anni, a 14 anni sono venuto qui. Ed è vero, grande onore a tutti i compositori di musica colta, perché mi hanno insegnato certi valori che la musica leggera certo non mi dava. Però nel fondo non posso dimenticarmi che ci ho vissuto a contatto tanto tempo. E quindi un certo genere di musica, secondo me, ha una sua ragione di esistere, ha una sua aderenza con il mondo intorno che ci troviamo. E quello che voglio chiedere da lei, questa è una cosa e penso soprattutto i grandissimi della musica classica non possono più evadere. Voglio sapere lei cosa ne pensa di certe manifestazioni musicali che sì, non sono musica classica, non sono musica colta, però probabilmente tante volte non sono nemmeno niente, qui dobbiamo chiudere la porta in faccia. Volevo sapere quello che ne pensava. Ma penso che la musica leggera non ha bisogno di difese, perché si difende da sé, lasciamola stare, evidentemente ha una funzione, piace benissimo. Nel passato, se pensiamo al jazz, cioè per momenti del jazz, penso che fossero di grande validità musicale. Oggi come oggi, nel campo leggero che conosco male, io vedo questi valori in maniera estremamente, estremamente ridotta, estremamente modesta. Ma il problema è che ci sono milioni di giovani che conoscono la musica che dice lei e semplicemente non sono spinti da un'adeguata promozione ad accostarsi a qualche cosa che li renderebbe immensamente più soddisfatti se la conoscessero. Questa è la mia profonda convinzione. Quindi il suo discorso mi lascia francamente abbastanza indifferente, in quanto le comunicazioni in quel caso ci sono. Tanto meglio se nella musica leggera c'è qualche cosa che ha un certo valore artistico, tanto meglio. Ma dall'altra parte abbiamo un enorme patrimonio musicale che ha un incredibile valore, che potrebbe potenzialmente
far felici veramente le persone se lo conoscessero, e che rimane completamente abbandonato a se stesso per mancanza di azioni importanti da parte di chi dovrebbe compierle. Monteverdi, il lamento d'Arianna, Luigi Nono, cuore di Didone, Gesualdo da Venosa, Cinque Madrigale, Karl-Heinz Stockhausen, Gesang der Jünglinge und Klavierstück römisch 10. Das war das Programm des ersten Progetto Pollini in Salzburg in 1995. Es war ein Zeichen, wie Salzburg, wie das Festival von Salzburg sich entwickeln möchte. Es war ein Zeichen, die vom Publikum teilweise mit Buhrufen angenommen wurde. Es entstand ein kleiner Skandal, aber diese Buhrufe wurden dann durch riesige Zustimmung wieder wettgemacht. Und das war ein sehr wichtiger Anfang, nicht nur für das Progetto Pollini, sondern auch für die Salzburger Festspiele, weil wir gesehen haben, dass die Grenzen der Musik questi concerti hanno la particolarità di presentare nella stessa serata questi momenti lontanissimi di musica, di composizione estremamente lontana nel tempo, accostandoli con dei criteri diversi da concerto a concerto, con dei fili conduttori abbastanza inconsueti e strani che ho trovato per ognuno di essi. Per esempio nel primo concerto verrà eseguita dapprima la Missa pro Lationum di Ockeghem, poi un lavoro in prima esecuzione mondiale di Manzoni e nella seconda parte la sonata Hammerklavier di Beethoven. Il filo conduttore in questa serata consiste proprio, direi, nella lotta del compositore con le difficoltà contrapuntistiche per vincerle e per riuscire a fare trionfare l'ispirazione. Moderna Streichquartett 1955, Clementi Reticolo, Bussotti Quartetto Gramsci, Monteverdi aus dem 7. Madrigalbuch. Da sieht man dieses ganze Konzept von Maurizio Pollini, dieses Universalkonzept, ein Musiker, der nicht nur bei seinem Klavierrepertoire bleibt, sondern der eben erkannt hat und erkennt, wie wichtig erstens die Ursprünge, die Wurzeln der Musik sind und zweitens, was wird heute vor allem in Italien komponiert.